Con il nostro programma e mi onoro di presentare la mia carissima collega Paola Occhi. Alcune informazioni su Paola. Paola è presidente della sede operativa di Mirandola per conto dell'associazione Da Ischia l'Arte, Vina, e presidente della Nazionale Cantanti Lirici, ambasciatrice della pace Tila per l'Emilia Romagna e la Basilicata. Silvana Lazzarino ha scritto di Paola Occhi: la padronanza tecnica, il virtuosismo che fanno della sua voce un vero e proprio strumento con cui dona a ogni concerto nuove emozioni, consentono alla soprano di Mirandola di entrare nei ritmi della musica sacra e profana, intonando aree di opera e operetta con brani che spaziano dal barocco al contemporaneo. Con alle spalle anni di studio e un'attività concertistica in diverse città italiane, fin dai suoi primi inizi Paola Occhi ha saputo entrare in sintonia con il pubblico, non solo per la sua bravura, ma anche per la naturalezza con cui, accompagnata dalla musica, la sua voce, ora intensa, ora più soave, trasmette emozioni solcando le infinite linee della vita, dove silenziosi si nascondono attese e speranze, malinconie e addio.
E quindi adesso cedo la parola a Paola che ci illustrerà le attività della sua associazione. Grazie, queste parole sempre mi commuovono in un modo. Scusate. Allora, un attimo di respiro, tengo ce la quasi. Perché sono sempre parole che comunque un po'. Provengo da un periodo un po' teso, tirato, dunque. Allora, intanto ringrazio della. Del caldo, ora è tutto. Vabbè. E, grazie perché il presidente Bruno Mancini ha creduto in me per poter aprire una sede di là a Mirandola, dopo 4 anni di terremoto, dunque effettivamente abbiamo avuto questo coraggio infinito. Sede Vila di Mirandola praticamente non vuole altro che fare delle iniziative a livello sociale ma anche a livello artistico. Dunque nella nostra sede è partito un progetto che io qui ho la responsabile di questo progetto, che come la chiamo, e praticamente è un progetto sulle api. Voi sapete che le api si stanno estinguendo e noi abbiamo pensato di fare dei progetti per capire il perché, andando negli alveari, come si chiamano? Prego, Linda, vieni, che spieghi tu perché io sai che mi confondo. È un progetto anche sul cedro, giusto? Ecco, magari spieghi tu che cosa, 2 minuti, che cosa stiamo provando a cercare di capire. Migliore, però siamo qui insieme e questa è giornata bellissima per me, molto emozionata. Sono emozionata perché è inaspettato per presentare questo progetto così. Vuoi che faccia due domande così magari? Ma forse Paola allora, saprei cosa perché dire. Noi abbiamo, perché le api si stanno distinguendo un attimo della problematica di quello che vogliamo fare. Questo giugno sono andata a trovare a Monterezzo il provincio di Bologna e l'agricoltore, che sono più grande in Italia e Malizia. E ho passato open day insieme con loro, allarmante statistica che anche in certe zone il 50% del latte stanno estinguendo. E possiamo immaginare le api che non ci saranno più, cosa comporta la nostra madre terra. E sta succedendo e dobbiamo fare qualcosa tutti insieme. Mi presento, intanto io sono Linda, sono Lute, di origine lituana. Attualmente lavoro in ospedale, sono operatore sociosanitario e sono laureata in scienze dell'educazione. Il futuro dell'educazione è sensibilizzare tutti noi, bambini, adulti, anziani, a quello che sta succedendo. Le api, abbiamo cominciato con le api perché questa situazione di oggi è veramente allarmante. E perché oggi sono qui che parliamo di poesia, della musica? Guardando voi io dico, la musica senza canto non può esistere e va in sintonia. La poesia con il nostro cuore va in sintonia. Il ballo va in sintonia con la musica. E la madre terra dobbiamo fare, che siamo. Dobbiamo parlare in sintonia con la nostra madre terra, andare in sintonia con la nostra madre terra. E questo progetto, diciamo, è iniziato a sensibilizzare, andare nelle consorzie, portare i bambini e le famiglie, perché molte consorzie fanno dei progetti bellissimi, quindi possiamo andare tutti. In internet ci sono tantissimi indirizzi vicino a casa vostra, e fare un giro della giornata.
E un altro progetto è gli alberi, di impiantare gli alberi. E l'albero che abbiamo scelto è il cedro. Può essere il cedro di Libano, il cedro siberiano, il cedro di Himalaya, qualsiasi cedro. Perché il cedro? Il cedro ha proprietà benefiche particolari. E ossigeno che dà il cedro ha di maggiore di tutti gli altri alberi. È un simbolo anche che nella Bibbia il cedro nell'Antico Testamento è stato citato 77 volte. Già questo fa pensare, a prescindere se uno è laico, uno è religioso, è una cosa storica, possiamo dire. In realtà il cedro vogliamo vicino all'ospedale, vicino all'asilo e ovunque, per iniziare anche a capire quanto respiriamo aria inquinata ora. Quindi, essendo anche madre, vorrei che mio figlio, nipote, bisnipote, che possiamo avere acqua pulita, tornare ad avere acqua pulita, respirare aria pura e mangiare cibo sano. E grazie a Paolo e a Bruno Mancini per questo, sono onorato di essere qui. Grazie. Bene, un altro progetto sarà praticamente, visto che noi veniamo in provincia di Modena e Dila è a Ischia, abbiamo pensato di far imparare a costruire le statuine del presepe di Natale. Dunque, abbiamo la presidente nazionale, nazionale dei presepi che verrà a insegnare a come costruire queste statue. Direi che un connubio tra Ischia e l'arte penso che sia. Poi io sono presidente nazionale cantanti lirici e direttori d'orchestra. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nazionale, sempre supportata da Dila, infatti quando l'ho detto al presidente, ma guarda, tu sei pazza. Sì, sono pazza perché praticamente abbiamo pensato che l'arte, cultura, musica, come diceva Inga, devono associare tutto e faremo delle partite del cuore per l'arte, per raccogliere fondi per l'arte, per la musica. E ci siamo non riservati prima che io mi ammalassi, non per la malattia, perché tutti fanno dei progetti per, ovviamente per i malati, e io ho pensato di farlo per la cultura, visto che comunque è importante la cultura. Dopo che mi sono ammalato ho detto vabbè, allora la nazionale cantanti lirici fa per l'arte e quella dei direttori fa per le malattie. Perché insomma ognuno poi deve cercare un pochino di sparare e di diversificare. E, niente, io volevo tanto ringraziare tutti, questi sono i nostri progetti, spero che il 7 di aprile veniate a Reggio Emilia, perché faremo la seconda parte del cuore, perché prima l'abbiamo fatta a Firenze per il MAIE, raccogliendo fondi per i bambini del MAIE. E la seconda faremo a Reggio Emilia, che è dato i natali della Repubblica Italiana, e perché sono 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Dunque faremo una raccolta fondi per la pneumologia di Mirandola, comprando un respiratore, proponendoci di comprare un respiratore per la pneumologia e per il Cure Two Children, che da poco io sono diventata testimonia, che è un'associazione comparata con Dila per raccolta fondi per i bambini malati di tumore. È un'associazione che comunque sono tutti genitori che si sono riuniti per raccogliere fondi per curare i bambini, però non in Italia ma sul luogo. Dunque penso che sia un'associazione che possa andare in connubio con Dila, anzi sarà sicuramente questo. Io finito, spero di essere stata concisa. Scusate le lacrime, ma non troppo. Grazie. Le lacrime sono sintomo di emozioni, la presa di emozione, quindi sono in tema. Bene.